Salve a tutti, sono Simone Uzbazur. Sono un compositore di musica ambiente e dark ambient dall'incirca 2009-2010. Sono uno sperimentatore, mi piace sperimentare. In molti mi chiedono, molti ragazzi che si affacciano a questo mondo segreto della musica dark ambient mi chiedono sempre: ma cosa usi? Usi Omnisphere? Usi vari sintetizzatori? Quali sintetizzatori usi? Quali VST usi? Quali campionamenti usi? Che usi delle librerie di campioni sonori? Li registri da solo? Insomma, come fai? Io uso uno Zoom H4N e vari microfoni a condensatore, per anche microfoni a contatto. Non so se sapete cosa sono i microfoni a contatto, i piezo. Microfoni a contatto per registrare strumenti veri, fra cui chitarre storpiate e vari strumenti che autocostruite. Io mi costruisco anche degli strumenti. E vanno amplificati in qualche modo questi strumenti, perché le più delle volte sono strumenti grezzi che non hanno nessun amplificatore di base, quindi vanno amplificati in qualche modo. E esistono per fortuna questi microfoni a contatto, che vanno appunto a contatto con la superficie dello strumento e registrano suoni e risonanze. Ho inventato l'olivolino non è altro che sono altro che due pezzi di olivo, veramente sono due rami di olivo che sono cascati in terra. Io l'ho raccolti, li ho legati insieme con un elastico e ci ho aggiunto una corda di chitarra classica. Per cambiare le corde avevo comprato queste corde di chitarra classica e ne ho aggiunto una a caso, perché non sono un chitarrista, sono un batterista, quindi di tante cose non me ne intendo, quindi ho preso una corda, l'ho tirata e l'ho aggiunta a questo strumento. Ed è una cosa affascinante, la natura mi affascina, mi ha sempre ispirato, e lo potrete notare anche nei miei album di musica ambient, se mi seguite, se li ascoltate, comunque lo vedrete, io sono affascinato da natura. L'anno scorso ho composto un album di musica dark ambient che si chiama No Trespassing. Ed è ispirato ai luoghi abbandonati. Io sono sempre stato affascinato da luoghi abbandonati dall'incirca 2010, quando ho scoperto l'esplorazione urbana, che non sapevo cos'era prima l'esplorazione urbana. Poi ho trovato vari siti di esplorazione urbana, come esplorazioneurbana.it, che potrete trovare, basta che digitate su Google esplorazioneurbana.it, è un bellissimo blog, quindi andate a seguirli. Se siete affascinati anche voi di luoghi abbandonati, io non sono un esploratore in prima persona, però comunque sono affascinato dalle foto di luoghi abbandonati, e ho deciso di comporre questo album sui luoghi abbandonati. Ho effettuato varie registrazioni, non in veri luoghi abbandonati, ma varie registrazioni di strumenti, dei miei strumenti inventati, e di vari campionamenti, cioè varie registrazioni che poi ho ricampionato a tastiere, di oggetti che trovo per casa, o comunque varie cose che trovo sempre per casa, che registro io. Le più delle volte sono seggiole spostate con vari oggetti sopra che risuonano e poi vengono ricampionate a tastiera, o comunque vari strumenti che registro. E poi viene tutto quasi ricampionato a tastiere per dare questo effetto dark. Come si fa? Dovete registrare, mettetevi in testa che dovete registrare i vostri suoni, dovete usare i vostri campionamenti sonori, non andate a cercare librerie o Omnisphere, costa 800 euro Omnisphere, chi ve lo fa fare comprarvi Omnisphere quando potete prendere uno Zoom H4N e registrarvi i vostri suoni? Chi ve lo fa fare? Per quale motivo dovete... Inventatevi uno strumento voi che suoni in modo strano e che dia un timbro particolare alla vostra musica. Capito cosa vi voglio dire? Sbizzarritevi. Questo è il bello della musica ambiente dark ambient. Vi dovete sbizzarrire nel fare la vostra musica nel vostro modo, con il timbro vostro. Deve avere la vostra firma. Potete comprarlo Omnisphere, non vi dico di no. Se avete soldi per comprarlo, siete liberi di usare tutte le librerie, comprarvi tutte le librerie del mondo e fare come vi pare. Io non ve lo consiglio, per il semplice motivo che costa tanto,
potrà essere bella quanto vi pare, un video di no, ma costa tanto e i suoni non sono vostri, i suoni non saranno mai vostri perché sono suoni che hanno registrato altre persone e quindi che potete storpiare come vi pare, ma non rimangono sempre, hanno sempre il timbro di quella persona lì, non avranno mai il timbro vostro. Quindi quello che vi dico io è: registrate i vostri suoni, create i vostri strumenti e date voi un timbro particolare alla vostra musica. Tutto qua. Ciao, ci vediamo al prossimo video, continuate a seguirmi e ne vedremo del bello insieme.